Buonasera a tutti, volevo innanzitutto ringraziare gli organizzatori per l'opportunità che mi hanno dato di presentare, umilmente presentare il libro del maresciallo Brunetti che mi dà l'occasione di farvi capire come per me sia importantissima, credo di aver dimostrato gli incontri nelle scuole nella vostra provincia e già a Milano. Sia importantissimo un concetto che difficilmente si impara nelle aule di giustizia più da storico che da magistrato, ma che tuttavia i magistrati che si sono occupati di processi di terrorismo, nel mio caso sin dal 1988, ma relativamente a dei fatti, quelli del 1969, che hanno compromesso la vita del nostro paese sotto il profilo della democrazia, stavo pensando a un dovere che tutti voi, tutti noi dobbiamo avere, e che è un dovere primario per pensare, anche solo per poter parlare di quello che è il principio di legalità, ed è il dovere della memoria. Noi siamo un paese che ha combattuto una guerra contro le versioni di sinistra e di destra a partire dal 1969, cruente, talmente cruenta che le nostre strade sono lastricate di morti innocenti, mi riferisco allo stragismo di destra, e di tanti, tanti, troppi servitori dello Stato, mi riferisco ad appartenenti alle forze dell'ordine e a magistrati, in particolare per quello che riguarda il terrorismo di sinistra. Perché dico che l'Italia deve avere come suo principio fondamentale il dovere della memoria? Perché molto spesso, e lo dico con dispiacere, anche nelle aule di giustizia, ci si dimentica o si fa finta di ricordare il nome di un malcompreso senso dello Stato, ci si dimentica delle vittime. C'è stato un patto di pacificazione sociale che il maresciallo conoscerà perfettamente, che sono state le leggi sulla dissociazione, le leggi sul pentitismo, necessarie in un certo periodo storico, che tuttavia non ci possono far dimenticare che dietro a storie come quelle raccontate con semplicità e allo stesso tempo con verità dal maresciallo, ci sono uomini, ci sono donne che hanno pagato un prezzo altissimo per far sì che io in questo momento possa essere qui e parlare di